Quindi comincio a registrare e do la parola a Paola un attimo. Vado? Sì. Vabbè, buonasera e benvenuti al sesto incontro del quinto ciclo delle conversazioni in biblioteca, dal titolo Si può applicare la filosofia? Serve la filosofia di ingegneri, architetti, designer? Ce ne parleranno Luca Bertolino, Università degli Studi di Torino, Daniele Marchisio, Politecnico di Torino. Modererà Roger Andrea Seti. Ringraziando tutti per la partecipazione, passo la parola a Tamara Bellone. La nostra curatrice dello streaming Elisa Vanin e do il benvenuto ai generosi relatori che si sono prestati a questa conferenza anche se online. Do la parola a Rajandrea Seti che oltre a essere qui in veste di moderatore è da anni uno degli organizzatori insieme a me, Paola, di questo ciclo di conversazioni. A te la parola, Raja, grazie. Grazie mille a voi, grazie mille alla professoressa Tamara Bellone, alla dottoressa Paola Procacci, vera organizzatrice di questi cicli di seminari. Introduciamo quindi l'incontro di oggi. Diciamo che lo sviluppo della cultura politecnica necessita per articolare adeguate risposte alle sfide che sono di tipo tecnologico, che sono ambientali, che riguardano il territorio, che sono sanitarie, come sappiamo benissimo, ma non solo, sono anche delle sfide etiche, politiche, sociali, richiedono di una maggiore interazione con le scienze umane e sociali. Nascono quindi le conversazioni in biblioteca, come riportato dalla dottoressa Procacci, nel 2017 siamo al quinto ciclo, sesta conversazione. Queste conversazioni sono peraltro in linea con il più recente piano strategico di Ateneo e anche con la creazione del gruppo di lavoro SUST, molto, che promuove diverse iniziative a livello del nostro Ateneo. Il gruppo di lavoro SUST è il gruppo che si occupa di scienze umane e sociali per la scienza e la tecnologia e in questo momento sta promuovendo corsi su quelle che sono le grandi sfide. Anche noi come docenti. Siamo stati stimolati a proporre dei corsi a cavallo tra scienze umane e tecnologie. Ebbene, l'incontro di oggi si intitola Si può applicare la filosofia? Serve la filosofia ad ingegneri e ingegnere, ad architetti e architette, a designer? Gli oratori, lo ricordo, sono a chi si fosse collegato ora, abbiamo un 142 partecipanti. Su BBB, altri ci seguono via YouTube, sono i docenti dell'Università di Torino, il professor Luca Bertolino, docente di filosofia morale, e il professor Daniele Marchisio, docente nel settore di teoria dello sviluppo dei processi chimici presso il DISAT del Politecnico di Torino. Quindi ci parleranno di filosofia ed ingegneria, verosimilmente, o di scienze e tecnologia. Queste non sono discipline sconnesse. Da un lato la filosofia può essere applicata, all'ingegneria, come all'architettura, alla scienza, alla tecnologia, e proprio da queste sfide, in qualche modo si trova a dover ragionare. E l'ingegneria deve basarsi invece su una cultura filosofica ed etica. Siete designer, ingegneri, ingegnere, architetti, architette. Ho scaricato e sicuramente avrete modo di approfondirlo al termine dei vostri studi, ma probabilmente anche prima, i codici deontologici dei due ordini di ingegneria e di architettura che ho letto e tutti quanti richiamano a questi valori che sono quelli del rispetto ovviamente della legge, della vita umana, della salute dell'uomo, la tutela della collettività, della sostenibilità ambientale. Ecco. Bene, non voglio sottrarre ulteriore tempo ai nostri oratori, introduco quindi il professor Luca Bertolino.
come vi dicevo, professore di filosofia morale e docente di questa disciplina, oltre che di etica applicata e di etica dello sport. I suoi ambiti di ricerca riguardano in particolare il pensiero ebraico contemporaneo e le pratiche filosofiche. È inoltre responsabile scientifico di un progetto educativo con un'ampia ricaduta anche proprio sulla scuola e sull'educazione della filosofia, si chiama Caffè Filo et Diderot, vi posso lasciare un link poi sulla chat, così potete curiosare. E inoltre è delegato rettorale al sistema bibliotecario di Ateneo, quindi assolutamente anche in linea con queste nostre conversazioni in biblioteca, virtuali ormai, e dalla presidenza del corso di laurea triennale e magistrale in filosofia. Professor Bertolino, grazie della partecipazione e a te la parola. Se riesco ad accendere. Riattiva il microfono, perfetto. Allora, il microfono dovrebbe essere acceso in questo momento, quindi mi sentite? Ringrazio il professor Seti della presentazione fatta, ringrazio le professoresse Bellone e Procacci per l'invito. Se me lo consentite, essendo noi colleghi, userei più informalmente il tu e vi chiamerei per nome, per cui ringrazio davvero di cuore Tamara, Paola e Rajandrea per questo invito. Non nascondo il dispiacere di non essere in presenza con voi per conoscervi meglio, perché la comunicazione a distanza frappone molti impedimenti a quello che dovrebbe essere un'interazione dal vivo e viva. Detto questo, sono, al di là di questo dispiacere, sono davvero molto contento di inserirmi in questo ciclo, in questa iniziativa, in questo ciclo di quinto ciclo, se ho sentito bene, quindi un'iniziativa di lungo corso che sposa le discipline scientifiche con le discipline umanistiche, dimostrando lungimiranza rispetto a temi che oggigiorno sono di grandissima attualità. Condivido la presentazione che ho apportato, vediamo se ci riesco, spero di sì. Mi potete dare a voce un feedback sul fatto che la vedete? Perfetto, la vediamo e la vediamo chiaramente. Allora, benissimo. La domanda dalla quale muovo è quella del titolo che mi è stato assegnato, se si può applicare la filosofia. E conto, in accordo con Daniele, in un dialogo dove le nostre voci si alterneranno, speriamo in maniera sintonica, pur appunto non essendoci mai conosciuti, avendo interloquito molto rapidamente via mail in un incontro che si è tenuto qualche giorno fa, di dare un quadro generale di problemi che riguardano le nostre rispettive discipline. Io incomincerò soffermandomi su che cosa sia la filosofia, o almeno su quali sono le caratteristiche della filosofia che secondo me la rendono interessante per ingegneri e ingegnere, architetti e architette, per designer, per poi cedere la parola a Daniele e riprenderla per tornare sui temi dell'etica applicata e in ultima battuta su alcune problematicità che emergono nel momento in cui si vuole applicare la filosofia. Il punto di partenza sono due immagini che rinviano a due testi. Un'immagine è il pensatore di Rodin e l'altra immagine sono delle canne al vento. Il pensatore di Rodin esprime quella che è la posizione, una delle posizioni classiche attraverso cui viene individuato un incipit, un inizio della filosofia. Vale a dire il testo aristotelico dove Aristotele fa vedere come gli esseri umani hanno cominciato a filosofare, adesso spero che continuate a vedere perché sono io ad avere forse problemi di visualizzazione, ora come in origine, a causa della meraviglia,
hanno incominciato a filosofare ora come in origine a causa della meraviglia, mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori. Per esempio, i problemi riguardanti i fenomeni della Luna e quelli del Sole e degli astri, o i problemi riguardanti la generazione dell'intero universo. Ora, chi prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere. Cosicché, se gli esseri umani hanno filosofato per liberarsi dall'ignoranza, è evidente che ricercarono il conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qualche utilità pratica. E il modo stesso in cui si sono svolti i fatti lo dimostra. Quando c'era già pressoché tutto ciò che necessitava alla vita e anche all'agiatezza e al benessere, allora si incominciò a ricercare questa forma di conoscenza. È evidente, dunque, che noi non la ricerchiamo per nessun vantaggio che sia estraneo ad essa. E anzi, è evidente che, come diciamo uomo libero, colui che è fine a se stesso e non è asservito da altri, così questa sola, tra tutte le altre scienze, la diciamo libera. Essa sola, infatti, è fine a se stessa. Se questo è uno dei luoghi classici della tradizione filosofica, dove si individua nella meraviglia un incipit del filosofare, un altro luogo meno dibattuto, meno classico, ma altrettanto significativo, è il passo pascaliano in cui Pascal descrive l'essere umano come una canna, la più fragile della natura, ma una canna che pensa. Non occorre che l'universo intero si armi per annientarlo. Un vapore, una goccia d'acqua bastano a ucciderlo. Ma quando anche l'universo lo schiacciasse, l'essere umano sarebbe pur sempre più nobile di quel che lo uccide, perché sa di morire e sa la superiorità che l'universo ha su di lui, mentre l'universo non ne sa nulla. Tutta la nostra dignità sta dunque nel pensiero. In esso dobbiamo cercare la ragione per elevarci e non nello spazio e nella durata, che non potremmo riempire. Lavoriamo quindi a ben pensare. Ecco il principio della morale. Allora, voi vedete che l'atteggiamento del filosofare o la filosofia muove da un affetto che segna l'inizio della filosofia, un affetto che per Aristotele è dato dalla meraviglia, dallo stupore rispetto all'universo mondo, dalle cose piccole sino alle cose più grandi, sino alle cose che vanno al di là dello sguardo che l'uomo è capace di estendere, e nel caso di Pascal l'affetto è dato dall'insecuritas, cioè dalla consapevolezza che l'essere umano ha rispetto ad un universo che è in grado di schiacciarlo in ogni momento. Eppure proprio quella consapevolezza, cioè la consapevolezza della propria limitatezza, stabilisce l'elemento di forza dell'essere umano rispetto alla grandezza dell'universo. Un altro aspetto che mi sembra importante rilevare in entrambe le posizioni dei due filosofi è il fatto che la filosofia nasca da una necessità. Per Aristotele la necessità è data dal sapere di non sapere, qui è evidente l'eco socratica, la necessità quindi di conoscere ciò che non si sa, e quel chiedere perché del bambino che vuole capire ciò che non sa, perché questo, perché quest'altro, ed è un perché che muove, lo dicevo già prima, dalle piccole cose fino alle grandi cose. Questa è una necessità dell'essere umano nel suo atteggiamento filosofante. Un'altra necessità dell'essere umano nel suo atteggiamento filosofante è data dalla dignità, cioè dal porre l'accento sulla sua capacità di pensare, e porre l'accento e sviluppare questa capacità di pensare nel senso di un pensare bene, perché solo così l'essere umano può corrispondere appieno alla sua dignità. Il testo aristotelico, da un lato abbiamo una necessità di tipo gnoseologico, una necessità che è legata alle forme della conoscenza, dall'altro lato abbiamo una necessità di tipo etico che è legata alla dignità dell'essere umano. Il testo aristotelico, se ricordate quanto letto, evidenzia anche un aspetto che alcune volte è trascurato, cioè c'è un passaggio, proviamo a tornare indietro a vederlo,
in cui Aristotele dice il modo stesso in cui si sono svolti i fatti lo dimostra. Quando c'era già pressoché tutto ciò che necessitava alla vita e anche all'agiatezza, al benessere, allora si incominciò a ricercare questa forma di conoscenza. Credo che questo aspetto, che alcune volte è un po' sottaciuto, sollevi inevitabilmente la domanda se la filosofia non sia un lusso, cioè se si possa dare filosofia soltanto nel momento in cui si ha effettivamente raggiunto una dimensione di benessere, di agiatezza. Questo è un aspetto sul quale i filosofi ogni tanto dovrebbero riflettere, però a me sembra che quando anche lo si volesse intendere come un lusso, è predominante rispetto a questa dimensione di lusso la necessità di cui dicevo prima. Quindi se proprio vogliamo chiamarlo lusso, dobbiamo anche declinarlo come lusso necessario, cioè un lusso di cui non possiamo farne a meno. E essendo un lusso di cui non possiamo farne a meno, deve essere un lusso che deve essere messo a disposizione di tutti e deve essere in qualche misura praticabile e possibilmente praticato da tutti. Un altro aspetto che emerge fortissimamente nella presentazione aristotelica è la dimensione di libertà che è connessa all'atteggiamento del filosofo. La filosofia è tale perché è capace di essere autonoma, cioè di darsi da se stessa alle leggi. Non è eterodiretta, ma è autodiretta, fissa lei stessa l'oggetto delle proprie ricerche, è capace di porre da sé sola il fine del proprio sguardo. E questa è una dimensione assolutamente centrale, sulla quale tornerò anche in conclusione, per poter comprendere quella che è la filosofia. Ora, se questi due aspetti, due testi ci danno alcune indicazioni direzionali quanto allo statuto della filosofia, all'atteggiamento del filosofare, dobbiamo ancora soffermarci un attimo su quella che è la forma o il metodo della filosofia e dall'altra parte su quello che è il suo contenuto o il suo problema. Qui sopra spendo ancora due poche parole, sperando di non essere troppo lungo col tempo che mi è concesso per questo primo intervento, vale a dire, la filosofia, per quanto riguarda la sua forma o il suo metodo, si caratterizza per una domanda, che è una domanda socratica, e che è una domanda dunque greca, tiesti. Questa domanda è tradotta ed esprime la domanda che cos'è? Che cos'è X? Che cos'è questo? Che cos'è ingegneria? Che cos'è? Che cosa sono gli astri, che cos'è la meraviglia, che chi è Dio, che cos'è la natura e via discorsi. Il fatto che si caratterizzi da un punto di vista metodico attraverso questa domanda produce anche due diramazioni ben precise, cioè da un lato il fatto produce come prima conseguenza che il pensare filosofico è un pensare per domande, laddove la domanda esprime un concetto, cioè chiedere che cos'è X è esattamente porre la questione in merito al concetto X, sia X verità piuttosto che bellezza. E quindi la filosofia è un pensare per domande, ma domande che diventano concetti. E la forma concettuale, almeno nella tradizione occidentale, è quella specifica, precipua della filosofia. Un altro aspetto, un'altra conseguenza di questa dimensione formale e metodica è il fatto che la filosofia fa della domanda il suo punto di forza e fa della domanda il suo punto di forza nella misura in cui buon filosofo è colui o colei che non tanto è in grado di rispondere alla domanda, ma che è in grado di abitare la domanda, cioè riesce a cogliere della domanda il suo carattere inesauribile. Per cui anche le risposte che ci sono e che vengono date vengono percepite come momenti processuali, come momenti che servono a dischiudere, ad approfondire la domanda in ulteriori domande, piuttosto che ad approfondire e accogliere tutta la fecondità della domanda che viene posta. Questo per quanto riguarda la forma e il metodo della filosofia. Se la filosofia ha questa forma e questo metodo, dobbiamo porci a questo punto la questione su quali siano gli oggetti su cui la filosofia esercita il suo pensare concettuale o quali siano le domande, i problemi, problema, cioè le pietre d'inciampo sui quali
sulle quali domande o sui quali problemi la filosofia sofferma la propria attenzione. E qui sopra i testi aristotelici e i testi aristotelico e pascaliano ci indicano già la strada. La filosofia assume come oggetto della propria riflessione la vita umana e la sua complessità, lo sguardo umano e le domande che si pongono allo sguardo umano. Da questo punto di vista, dunque, la filosofia è da sempre applicata, è una filosofia applicata alla vita, una filosofia che è applicata alla vita, alle questioni della vita. Ed è una filosofia che nel suo applicarsi alla vita, nel suo cercare di risalire sempre ai fondamenti, alle grandi risposte che stanno dietro alle grandi domande, attraversa le diverse epoche storiche e accompagna le diverse discipline, e che si traduce dunque anche in diverse discipline filosofiche. Ora, non è questa la sede per aprire una questione di storiografia filosofica piuttosto che di esame puntuale delle diverse questioni filosofiche, però per grandissimi accenni noi potremmo pensare una storia del pensiero filosofico divisa in tre grandi epoche. Una prima epoca, quella dell'antichità, dove le questioni sono ricondotte ad un principio primo che è quello della natura. Una seconda epoca del Medioevo, in cui le questioni sono ricondotte ad un principio primo che era quello del Dio, e il Dio di una tradizione ebraico cristiana, quindi abbiamo un Medioevo di tipo teologico, e una modernità dove il principio primo a cui sono ricondotte le grandi questioni è l'io, l'uomo, l'essere umano, non l'uomo, l'essere umano, e nel ricondotte all'essere umano le grandi questioni sono declinate in funzione dell'essere umano. Nel momento in cui ci sia poi nella modernità anche una parcellizzazione dell'essere umano o un suo esame sotto diversi aspetti, abbiamo anche una declinazione della filosofia a supporto della conoscenza scientifica piuttosto che a supporto della conoscenza psicologica, a supporto della scienza morale e via discorrendo. Questo è il quadro complessivo di questa mia prima parte. La filosofia come esigenza dell'essere umano, come necessità dell'essere umano, necessità che si dà con una forma di tipo concettuale e questionante e che si applica alla vita. A questo punto lascerei la parola a Daniele che, se ricordo bene, dovrebbe parlarci dell'applicazione della filosofia ad un ambito specifico della vita e anche ad una disciplina specifica. Sì, grazie mille Luca per questa tua trattazione introduttiva. Introduco anch'io Daniele. Daniele, oltre ad essere un amico, è professore di ingegneria chimica presso il Politecnico di Torino, DISAT, come vi dicevo, si occupa di modellazione computazionale di sistemi chimici, in particolare per quanto attiene agli aspetti legati ai fluidi, alla meccanica dei fluidi. È membro del Senato accademico, componente dell'Osservatorio di genere e della Commissione Strategie. È referente per la ricerca del DISAT e anche molto attivo nella Federazione Europea di Ingegneria Chimica. A te la parola, Daniele, relativamente agli aspetti relativi all'ingegneria e a come anche le sue tematiche di studio in qualche modo sono legate a queste grandi domande che pone la scienza e la tecnologia da una parte, ma basate su concetti filosofici ed etici. A te la parola, Daniele. Grazie mille, Raja, per la presentazione, grazie a Paola e a Tamara per avermi invitato e a Luca per aver accettato di dialogare con me su questo tema. Come è stato anticipato, la prima riflessione che voglio fare è un potenziale uso della filosofia per rispondere alla domanda che cos'è, nel caso specifico, l'ingegneria. Mi scuso in anticipo con il nostro corpo studentesco, che è molto variegato ed è costituito, come è stato già ricordato, anche da pianificatori territoriali, designer ed architetti,
Io mi concentro sull'ingegneria perché l'ingegneria è la disciplina che pratico, è il mio ambito di formazione e quindi amo rimanere all'interno di questa comfort zone. Quindi la filosofia può essere utilizzata per rispondere alla domanda che cos'è l'ingegneria, ed è ovvio che un ingegnere può fare benissimo l'ingegnere senza rispondere a questa domanda, ma una riflessione su questa domanda, appunto abitare questa domanda, come abbiamo sentito, può essere utile per avere maggiore consapevolezza del nostro lavoro e del nostro ruolo nella società. Allora, ovviamente, essendo una persona con una formazione umanistica abbastanza lacunosa, il primo tentativo che io ho fatto per rispondere a questa domanda è stato prendere un dizionario. Il problema è che il dizionario dà una definizione molto pratica e ti dice come utilizzare la parola in una frase. Ma ovviamente una riflessione più approfondita che mette in evidenza sfumature, eccezioni, obiezioni, richiede una riflessione più approfondita e quindi è necessario avvicinarsi alla filosofia. In questo mi sono fatto aiutare da un saggio pubblicato dal Mulino che ha scritto Enrico Terrone, e si intitola Filosofia dell'ingegneria, che è un ingegnere filosofo che lavora e vive a Barcellona e che è stato invitato qualche anno fa in una conversazione sempre in biblioteca. All'epoca il moderatore dell'incontro è un collega e amico, il professor Sergio Pace, uno storico dell'arte, e ricordo che la conversazione mi aveva molto colpito, ho comprato il libro, l'ho letto, e ho trovato molto interessante la riflessione che condivido con voi, che Enrico Terrone fa su il tentativo di rispondere alla domanda che cos'è l'ingegneria, utilizzando due tipi di approcci, una definizione bicondizionale e una definizione a grappolo. Le definizioni bicondizionali sono delle definizioni costituite da condizioni necessarie e sufficienti. Immagino che la maggior parte delle persone che sono collegate abbiano familiarità con questi termini. Per chiarire, una condizione necessaria, ad esempio, per fare il risotto è avere gli ingredienti per il risotto. Ovviamente non è una condizione sufficiente perché devo anche avere voglia di fare il risotto. Una condizione sufficiente per essere dei fuorilegge è ad esempio essere dei ladri, ma io posso essere un omicida e essere comunque un fuorilegge, quindi evidentemente non è una condizione necessaria. Le definizioni bicondizionali sono costituite da una serie di condizioni necessarie e sufficienti. Allora, per costruire questa definizione bicondizionale, Enrico Terrone parte da due definizioni. Una che si trova su un dizionario, che dice, la leggo insieme a voi, l'ingegneria è la disciplina che studia l'applicabilità della conoscenza scientifica alla necessità della vita civile e del suo sviluppo socio-economico. La seconda invece è una definizione che si trova in un testo più datato, l'Enciclopedia Mondadori della Scienza e della Tecnica, dove ci sono, che è un pochino più lunga, la lascio sullo schermo, chi di voi vuole può leggerla, dove ci sono anche un paio di elementi in più. Guardando entrambe le definizioni ci sono una serie di elementi che a me hanno molto colpito, anche rispetto alla mia scelta personale di studiare ingegneria e di fare l'ingegnere. E il primo che a me è saltato all'occhio è migliorare, ottenere migliori condizioni di vita e sviluppo socio-economico, cioè il ruolo dell'ingegneria come strumento per migliorare le condizioni sociali ed economiche della società in cui viviamo. Un altro elemento interessante e indubbiamente caratteristico dell'ingegneria è la parola applicabilità, la parola applicare, che in qualche modo applicare che cosa? La conoscenza scientifica, il sapere scientifico, che ovviamente distingue gli ingegneri e le ingegnere e l'ingegneria dalla scienza teorica, che invece può anche non avere questo elemento di applicabilità. Un altro elemento importante che emerge nella seconda definizione è che si fa riferimento esplicito a attività umane. E quindi vuol dire che ci sono uomini e donne che fanno delle cose. Nella seconda definizione c'è un elemento che a me non piace molto e torno alla introduzione di Rajendra,
in cui ha parlato di sostenibilità, se vedete qui si parla attività umane indirizzate all'utilizzazione delle forze messe a disposizione dalla natura, con una visione un po' ottocentesca forse, in cui c'è l'uomo al centro e ci sono gli animali che sono al nostro servizio, noi li possiamo uccidere e divorarli, c'è il vento a nostra disposizione, c'è l'acqua a nostra disposizione, c'è tutta la natura a nostra disposizione, noi possiamo fare quello che vogliamo. E invece ovviamente in tempi più recenti si è sviluppata l'idea che l'uomo è parte della natura e quindi non ha diritto di utilizzare le risorse come il diavolo gli pare. Però insomma, al di là di questo, è un punto di partenza sicuramente interessante. E allora la proposta di definizione bicondizionale che Enrico Tarone nel suo saggio fa è la seguente. Ci sono queste quattro condizioni. La prima è un'attività di persone, quindi c'è questo elemento di nuovo antropico, in cui si applica esplicitamente la scienza teorica per progettare delle opere che abbiano una qualche utilità per molte persone, non soltanto per qualche. Di questa definizione credo che sia particolarmente importante riflettere sul perché si è scelto di usare la parola esplicitamente e perché si parla di scienza teorica. Allora, cominciando dal primo elemento, cioè questo esplicitamente, è utile fare una riflessione, semantica su tre termini e su tre possibili livelli di produttività umana. Cioè, noi possiamo avere la tecnica, che è semplicemente la realizzazione di opere di utilità. Quindi noi prendiamo un sasso, ci diamo due colpi con un altro sasso e lo rendiamo tagliente e lo possiamo utilizzare, ad esempio, appunto per squartare un cinghiale che abbiamo appena ucciso. E vabbè, qui insomma, diciamo, le note polemiche rivelano il mio vegetarianesimo da molti anni. Ma ovviamente qui non c'è nessun principio scientifico utilizzato e soprattutto utilizzato con coscienza. E quindi dentro la tecnica c'è la tecnologia in cui si persegue lo stesso scopo, però avvalendosi di principi scientifici. Principi scientifici che però non sempre possono essere esplicitati in modo chiaro e formale. E quindi, ad esempio, i primi acquedotti romani ovviamente erano opera non solo di tecnica ma di tecnologia, ma sicuramente conoscenza della statica, la sua formalizzazione matematica, la meccanica del continuo, che invece poi è appunto conoscenza sviluppata nell'Ottocento, nel tardo Ottocento e nel Novecento, non c'era. E quindi lì dentro c'è l'ingegneria in cui si realizzano delle opere di qualche utilità, ci si avvale di principi scientifici, e questi vengono esplicitati in modo formale e chiaro, e quindi ci sono ad esempio delle teorie spesso formalizzate con complesse teorie matematiche che appunto esplicitano queste conoscenze. Quindi in qualche modo l'ingegneria non si accontenta soltanto di realizzare delle cose che funzionino, ma ambisce a spiegare il perché funziona, quindi arrivando a enucleare la relazione causa-effetto che, ad esempio, in questi giorni, leggendo quello che sta succedendo sul ritiro del vaccino di AstraZeneca, sembra un concetto che non è chiarissimo a tutti. Il secondo elemento è quello della scienza teorica. Quindi, in qualche modo, in quella definizione, è come se si dicesse che c'è una scienza applicata e una scienza teorica. Probabilmente non è esattamente così, ma sicuramente c'è un ambito di sviluppo di conoscenze che rimane a un livello fondamentale e teorico, e a un certo punto c'è un'applicazione. Quindi in questo senso l'ingegneria in un rapporto dialettico molto ricco, interagisce con la scienza, e quindi gli ingegneri interagiscono con gli scienziati, in questo dialogo appunto fra teoria e applicazione. Questo non significa che appunto l'ingegneria debba necessariamente lavorare su delle teorie precostituite. Spesso gli ingegneri
hanno un ruolo di scienziato teorico, quindi si mettono in testa a cappello di scienziati formulando delle teorie. Uno degli esempi più chiari, secondo me, di questo è lo sviluppo della termodinamica nell'Ottocento. La termodinamica è insegnata nei corsi di fisica 1, ad esempio, di tutti i percorsi di ingegneria, ed è considerata disciplina di base, quindi all'interno di un corso di fisica, ma quella termodinamica, primo principio della termodinamica, secondo principio della termodinamica, è nato perché a un certo punto non c'era un teorico che guardava le stelle o guardava il mare. Semplicemente c'erano degli ingegneri che hanno inventato una macchina a vapore e a un certo punto questi ingegneri si sono chiesti: posso realizzare una macchina che è in grado di realizzare un moto perpetuo? No, primo principio della termodinamica, l'energia si conserva e si presenta sotto forma di calore e lavoro. Posso, una volta che ho del calore, trasformarlo integralmente in lavoro? No, entropia che è destinata ad aumentare in un sistema chiuso. Questo è il classico esempio in cui una teoria molto importante è stata sviluppata dagli ingegneri, con l'aiuto di scienziati ovviamente, ma a seguito dello stimolo, l'invenzione di qualche cosa che prima non c'era. Quindi, emerge il fatto che in qualche modo gli ingegneri, e qui mi piace citare in particolare von Karman, gli ingegneri creano un mondo che prima non c'era. Mentre gli scienziati scoprono ciò che già esisteva, ciò che la natura ha messo sotto i loro occhi. Ovviamente le definizioni, tutte queste sono, io sto semplificando, sono realtà molto più sfumate, ma sono riflessioni che quotidianamente, soprattutto persone della mia età e della mia fascia di carriera, si pongono rispetto al ruolo guida che abbiamo all'interno di una comunità. Quindi il problema di queste definizioni bicondizionali è che a volte hanno dei falsi positivi e quindi ad esempio l'architettura risponde a quella definizione come l'ingegneria, l'attività di design pure, e quindi è interessante invece fare riferimento a un altro tipo, un'altra modalità di definizione che è la definizione a grappolo, in cui si propongono una serie di caratteristiche che però non hanno il vincolo di essere condizioni necessarie. E quindi, ad esempio, qui ce ne sono 10 elencate, molte riecheggiano quello che abbiamo già visto, e la cosa interessante di questa definizione è che ci aiutano a dire in che misura qualche cosa è ingegneria. Quindi se noi in qualche modo evidenziamo 6, 7 di queste 10, vuol dire che quella cosa è al 60-70% ingegneria. Di tutta questa lista di definizioni, quella che a me ha colpito di più e che in qualche modo nella quale io mi riconosco molto, pur essendo appunto, come diceva prima, Raja un modellatore computazionale e quindi non ho mai progettato o realizzato nulla di pratico nella mia vita, aiuto gli altri a spiegare perché le cose funzionano, e quindi in questo senso diciamo non ho grandi responsabilità perché non ho potuto fare dei danni, però la cosa che mi piace di più è la decima, che dice comporta l'intenzione di realizzare opere ingegneristiche. E quindi in questo senso la riflessione è che fra gli stati mentali che contribuiscono all'attività ingegneristica, sicuramente questa dimensione volitiva incentrata sui desideri e incentrata sull'intenzione, cioè sulla capacità, sul desiderare qualche cosa che non esiste, sulla capacità di vederlo, e poi sulla dimensione cognitiva, cioè centrata sulle conoscenze che permette di realizzarlo, sono due elementi, due dimensioni che riconosco molto nella definizione di ingegneria. E questo quindi apre una serie di riflessioni molto interessanti, perché le ingegnere e gli ingegneri nel pensare possono pensare, ad esempio, possono immaginare, possono progettare un organo artificiale, possono immaginare delle centrali eoliche che trasformano il vento in energia elettrica, dei pannelli fotovoltaici, possono inventarsi delle bioraffinerie che prendono l'anidride carbonica, temibile gas serra, e lo convertono utilizzando ad esempio
catalisi avanzata, energie rinnovabili in biomasse o in valori, in sostanze chimiche di alto valore aggiunto che possono essere poi riutilizzate, oppure gli stessi ingegneri possono pensare a un'arma che uccide le persone, magari persone innocenti. E qui ovviamente non potevo non citare Kubrick e il dottor Stranamore, che tra l'altro appunto fa riferimento alla figura di Teller, uno scienziato molto controverso, di cui sicuramente chi ci ascolta conosce alcuni elementi della vicenda personale e professionale. Quindi questo chiude la prima parte della riflessione, che ovviamente apre a la riflessione successiva su appunto le implicazioni etiche dell'ingegneria e altre possibilità di applicazione e di intersezione fra filosofia e ingegneria. Credo che Daniele stia passando a me la parola, condivido lo schermo e così siamo in grado di procedere. Nella relazione di Daniele sono già emerse cose che in parte anticipano quanto voglio trattare in questa parte del mio intervento. Vale a dire il fatto che nel Novecento, in modo particolare, l'essere umano si è confrontato con una serie di problemi di diversa natura, che voi vedete qui rappresentati in modo iconico, da Chaplin, tempi moderni, alla bomba atomica, all'albero dell'eugenica, alle diverse specializzazioni della bioetica, alla robotica, nonché ad un mondo ambiente che diventa persona e che quindi ci scruta, che hanno sollevato in maniera molto forte una serie di questioni che hanno messo a loro volta in discussione il ruolo dell'etica, o meglio della riflessione morale, che noi chiamiamo anche riflessione etica, nella contemporaneità. Uno dei temi sui quali la riflessione etica ha svolto le sue considerazioni è quello di una distinzione tra tecnica e tecnologia, che peraltro è diversa, almeno mi sembra essere diversa, da quella che ci ha appena proposto Daniele. Cioè, Daniele segnalava una dimensione di approfondimento da una tecnica alla tecnologia e poi in ultima battuta all'ingegneria, laddove l'ingegneria era capace di cogliere i fondamenti rispetto a principi della tecnologia e rispetto ad un agire tecnico che sembrava essere il riflesso. Se ho compreso quanto descritto da Daniele, poi mi tirerà le orecchie dopo e mi dirà e mi correggerà. Il punto che a me preme evidenziare è come sul versante della riflessione morale si sia messo in forte evidenza come la dimensione della tecnica, laddove la tecnica era ancora considerata un mezzo in vista di fini e un'attività dell'essere umano, sembra essere superata da una dimensione in cui prevale un apparato tecnologico che tende sempre più a capacità di autoregolazione e a dimensioni di autonomia. E rispetto a questo apparato tecnologico, l'uomo sviluppa, con le parole di Anders, una sorta di vergogna prometeica, cioè rispetto a quell'oggetto che ha prodotto, poi prova, si sente assolutamente a disagio, cioè mostra una subalternità al mondo delle macchine da lui stesso creato. O ancora, con le parole di Heidegger, che è già stato citato da Daniele, cioè mostrato da Daniele, l'uomo corre il rischio di diventare funzionario di una tecnica che prende il sopravvento sulla sua stessa capacità dell'essere umano, che quella stessa tecnica ha messo, a cui che ha dato avvio a quella stessa tecnica.
Ora, la riflessione morale evidentemente si trova in una, situazione di estrema difficoltà, perché se l'etica o la filosofia morale è quella disciplina che riflette sul comportamento umano, e nel riflettere sul comportamento umano cerca anche di cogliere quali sono i principi alla base del comportamento umano, piuttosto che i valori che connotano il comportamento umano, nel momento in cui si deve confrontare con diverse situazioni tecnologiche, ma non soltanto tecnologiche, anche soltanto ambientali, che sono date dalla modernità, o sarebbe più corretto dire dalla postmodernità, si trova in fortissima discussione. Banalmente, per un aspetto che mi sembrava emergere nella presentazione di Daniele, su quale sia il ruolo dell'essere umano in questo contesto che è molto più composito rispetto ad una modernità al cui centro c'era appunto l'essere umano. La riflessione etica deve avere ancora un punto di vista antropocentrico o deve avere un altro punto di vista? Nel momento in cui noi assumiamo che deve essere tutelato il rapporto con gli esseri animali non umani, assumiamo anche uno spostamento del nostro sguardo, ma lo assumiamo in maniera radicale e seria, cioè assumiamo l'idea che l'essere animale non umano sia in grado di concorrere con noi allo sviluppo dell'etica, o lo assumiamo ancora in una visione antropocentrica, cioè siamo noi che ci facciamo carico dell'essere animale non umano, o ancora nel momento in cui interagiamo con l'ambiente, lo vediamo come un ambiente di cui ci dobbiamo prendere cura, o lo vediamo come un ambiente, qual era quello dell'immagine che avete visto precedentemente, cioè un ambiente vivo del quale facciamo parte alla stessa stregua di tanti e altri esseri viventi. Questo è una delle questioni che si sollevano per l'etica nel momento in cui si confronta con le tante nuove sfide della postmodernità, da quelle della bioetica, a quelle dell'ambiente, a quelle degli animali, a quelle delle tecnologie. Allora, nel confrontarsi con queste nuove sfide, l'etica, cioè la riflessione filosofica relativa al comportamento umano, si pone la domanda su quale debba essere il metodo da usare. E nel provare a verificare quale sia il metodo da usare, si danno due tipi di approccio non necessariamente escludenti, ma che sono divergenti. Cioè, da un lato abbiamo un approccio top-down che, a partire da principi dati, evidentemente da principi dati anche dalla tradizione filosofica, prova ad applicarli alle singole situazioni, e dall'altro lato abbiamo invece lo sviluppo di un approccio bottom-up, per cui ci si applica al singolo caso concreto sperando di arrivare ad una definizione di principi generali che possano valere per le singole situazioni, non soltanto per la singola situazione, ma anche per altre situazioni simili o non simili, cioè altre situazioni che emergono da altri contesti. Entrambe le soluzioni dimostrano delle pecche, cioè delle dimensioni di problematicità. Non solo dimostrano delle dimensioni di problematicità, ma prese nel loro insieme danno anche luogo ad una sorta di schizofrenia etica. Faccio un esempio molto concreto. Da un lato abbiamo la rivendicazione totale, pensata alla bioetica, della centralità dell'essere umano nel suo autodeterminarsi, e dall'altro lato abbiamo una rivendicazione, in alcuni casi totale, sto pensando all'ipotesi Gaia, di una rivendicazione totale di un ambiente che sovrasta l'essere umano e all'interno del quale l'essere umano è un essere al pari degli esseri animali non umani, piuttosto che al pari degli esseri vegetali. Sono due posizioni evidentemente divergenti. Da un lato c'è la rivendicazione, tutto sommato, di un antropocentrismo, ma addirittura di un antropocentrismo di tipo individualistico, e dall'altro lato abbiamo la rivendicazione di un essere, di un ambiente che non riconosce l'antropocentrismo, ma lo domina, e l'antropocentrismo deve avere nel suo alzare le mani e arrendersi, deve avere la capacità di riconoscerlo come
soggetto vivente al quale fare riferimento. Si dà insomma una dinamica di tipo circolare tra le due posizioni e all'interno di questa dinamica di tipo circolare si tratta di definire di volta in volta quelle che sono le possibilità che sono lasciate alla filosofia nella sua applicazione alla singola questione etica emergente. Si dà questa dinamica di tipo circolare e si dà anche una sorta di compito asintotico, cioè è evidente che la pretesa della di una certa filosofia moderna di definire una volta per tutte il principio viene meno perché di volta in volta nella situazione della casuistica, piuttosto che in linea di di principio, si definisce una norma, si individua un fondamento, ma questo fondamento deve essere continuamente verificato nella prassi. Questo è il problema, o questo mi sembra essere il problema delle etiche applicate nella loro declinazione contemporanea. Di questi temi mi limito a segnalare due testi che potrebbero servirvi come approfondimento, cioè da un lato il saggio di Galimberti sul rapporto tra psiche e tecne e su questa dimensione tecnica che è prevaricante rispetto al soggetto che pensava di dominarla, contenerla, gestirla, e dall'altro lato il testo a cura di Fabris, dove le diverse etiche applicate, cioè le diverse applicazioni dell'etica, vengono enucleate. Sono diverse, cioè nella discussione che ho portato avanti fino adesso ne ho tratteggiate alcune, cioè il problema della tecnologia, il problema della bioetica, il problema dell'ambiente, ma vanno, in realtà si aumentano continuamente di numero, per cui si passa al problema del genere, al problema dell'etica dello sport, al problema delle nuove tecnologie, della comunicazione e via discorrendo. Questo è il quadro assolutamente problematico nel senso di complesso, con il quale la filosofia si confronta oggigiorno e rispetto a questo quadro ci sono specifiche questioni etiche che riguardano in maniera stretta anche l'ingegneria. Daniele, a te la parola, in sostanza. Sì, grazie, stavo cercando di condividere lo schermo. Grazie, in effetti le sollecitazioni sono tante e è difficile capire dal punto da cui partire. Quindi io farei due esempi rispetto a questa questione etica, che mettono, uno un po' datato e uno invece molto più recente, che mettono in evidenza due diversi tipi di problemi e due diversi tipi di possibili soluzioni. Il primo esempio fa riferimento a questo signore. Io non so se le persone che ci stanno ascoltando lo conoscono. Vediamo, magari aspetto qualche secondo per vedere se in chat qualcheduno riconosce. È in realtà una persona famosissima. Forse il suo volto non è molto noto. Vedo che nessuno si azzarda. Si tratta di Alfred Nobel. Alfred Nobel è stato un chimico, un ingegnere svedese, autore di tantissime invenzioni e di tantissimi brevetti, fra cui il più famoso è quello della dinamite. Che cos'è la dinamite? Qui vabbè, insomma, l'ingegnere chimico non riesce proprio a trattenersi, è costituita da nitroglicerina e la sua denominazione IUPA, che è 1,2,3 trinitrossipropano, che fra l'altro venne sintetizzata da un chimico torinese, Ascanio Sobrero. I due si conobbero a Parigi lavorando nello stesso laboratorio e Ascanio Sobrero ebbe sempre, maturò negli anni un certo risentimento nei confronti di Nobel e della sua famiglia perché vide nel modo in cui
la sua ricerca venne utilizzata da Alfred Nobel, vide un problema di integrità della ricerca, di cui parlerò brevemente. Come funziona la dinamite? È molto semplice, la nitroglicerina è una sostanza molto instabile, scaldata risulta in una reazione esotermica di decomposizione che porta appunto a un esito esplosivo. Spostarla, muoverla è molto pericoloso e quindi la si rende maneggiabile inertizzandola, cioè disperdendo questa sostanza all'interno di una matrice inerte, appunto come può essere la segatura. E questa di fatto è la nitroglicerina, è la dinamite, scusate. Che cosa succede? Alfred Nobel fa questo brevetto, lo fa perché proviene da una famiglia che è molto coinvolta nel campo delle costruzioni, quindi lo scopo principale è quello di lavorare nelle miniere, costruire delle gallerie, approvvigionarsi di minerali e quindi ovviamente l'idea, se diamo ascolto a quello che poi Alfred Nobel ha raccontato, dell'invenzione arriva per usarla, questo esplosivo, in ambito civile, però ovviamente poco dopo diventa un'arma micidiale estremamente utilizzata in tutti i conflitti che seguirono la sua invenzione. Che succede? Che nel 1888 il fratello di Alfred, Ludwig Nobel, muore mentre si trova a Cannes. All'epoca Alfred Nobel viveva a Sanremo, passava buona parte dell'anno a Sanremo e per un errore più di un giornale francese pensò che a morire fosse stato Alfred e non Ludwig e quindi scrisse un articolo intitolato «Il mercante della morte è morto». E in questo articolo c'era scritto il dottor Alfred Nobel, che è diventato ricco trovando il modo di uccidere esseri umani nel modo più veloce possibile, è morto ieri. Quindi voi immaginatevi il signor Alfred Nobel nella sua villa di Sanremo, in terrazza, che affronta la colazione leggendo questo articolo. E quindi ovviamente questo ebbe un impatto enorme su di lui, che era già per l'epoca anziano, e quindi iniziò a riflettere su come il mondo l'avrebbe ricordato. E quindi lascia praticamente la quasi totalità dei suoi beni per la Fondazione Nobel, che si occupa di celebrare tutti coloro che si sono dedicati alla ricerca scientifica per il progresso dell'umanità. Ecco, questa storia mette in evidenza uno dei primi problemi dell'ingegneria, che dal punto di vista tecnico viene chiamato dual use, cioè tecnologie che sono utilizzabili sia per scopi pacifici che per scopi militari. E qui purtroppo negli anni si è riuscito a fare ben poco, ci sono una serie di accordi internazionali che definiscono che cosa sono le tecnologie dual use, una serie di accordi che limitano e controllano e appunto regolamentano l'import e l'export di questi beni, ma il problema etico rimane lì e non vedo da osservatore esterno una soluzione solida e efficace al problema. Il secondo esempio che invece voglio fare è un esempio più recente, che appunto, se noi stiamo alla buona fede di Alfred Nobel, lui voleva semplicemente fare delle gallerie, insomma non è che volesse ammazzare un numero altissimo di persone nel modo più efficiente possibile. Invece ci sono una serie di esempi e ahimè la storia dell'ingegneria ne è piena, di invece comportamenti scorretti, comportamenti illegali, e fra questi quello più recente che mi è venuto in mente perché era veramente un segreto di Pulcinella, cioè era qualche cosa che soprattutto nell'ambito delle persone che si occupavano di ricerca appunto nelle emissioni di inquinanti da autoveicoli, anche se non appunto nel modo in cui poi Volkswagen lo ha realizzato, comunque il sentore che c'era qualcosa di strano era nell'aria da tempo. A cosa faccio riferimento? Al Dieselgate 2015, scandalo internazionale, si scopre che alcune macchine che montano un motore Volkswagen, un motore diesel che come sapete è diventato oggetto di attenzione da parte della politica,
quanto molto diffusa in Europa, è responsabile dell'emissione di sia ossidi di azoto che di particolato, che quindi poi contribuisce a tutto il resto del particolato che già nelle nostre città c'è. Negli anni, in particolare l'EPA, l'Environmental Protection Agency degli Stati Uniti e la Commissione Europea hanno sviluppato limiti sempre più stringenti. Quindi anno dopo anno si è detto ai costruttori di macchine: dovete produrre delle macchine che hanno dei motori che emettono NOx e particolato sempre di meno al chilometro percorso. Si scopre che, appunto, nel 2015 si scopre che una serie di motori e di macchine della Volkswagen avevano un dispositivo che era in grado di fare una cosa che vediamo fra un secondo. L'impatto fu enorme, ci fu un crollo del valore del titolo Volkswagen in borsa, ci furono class action, i costi furono enormi, una quantità enorme di veicoli venne ritirata dal mercato. Qui vedete una mappa dove vi fa vedere soltanto in Europa la percentuale di veicoli al 2019 che montavano il motore a 189 sono stati ritirati, vedete che in alcuni casi si arriva quasi alla quasi totalità. Nonostante questo è un numero che ho cercato, non sono riuscito a trovare, ho trovato qualche numero ma non l'ho voluto mostrare perché non ero certo, però insomma ho l'impressione che il fatturato, il guadagno fra 2015 e 2019 abbia ben superato tutte le spese e anche il danno d'immagine che Volkswagen ha subito. Quindi entriamo un pochino più nel dettaglio, ripeto, proprio qui l'ingegnere non ce la fa, deve ricordare a tutte le persone che ci ascoltano che nelle nostre macchine ci sono dei reattori chimici sofisticatissimi. Questo è un motore diesel che emette una serie di inquinanti spaventosi che però per fortuna vengono il particolato, cioè le particelle più piccole, quelle che poi appunto diventano PM10, PM2.5, vengono intrappolati in un filtro che periodicamente viene rigenerato e soprattutto gli heavy duty, cioè i grandi camion, hanno anche un dispositivo che si chiama SCR, Selective Catalytic Reactor, che è in grado di convertire gli NOx, cioè gli ossidi di azoto, in innocuo azoto molecolare. Tutto questo però ha un costo, cioè la gestione di la limitazione delle emissioni ha un costo che si traduce spesso in costo di combustibile, cioè far funzionare il motore in modo da emettere pochi inquinanti significa fargli consumare un sacco di combustibile e quindi c'è un conflitto perché uno per vendere la macchina dice che fa tanti chilometri con poco combustibile, però per accontentare EPA e Commissione Europea bisogna che emetta pochi combustibili. Quindi invece di migliorare l'efficienza di questi dispositivi catalitici, invece di migliorare l'efficienza del motore a combustione interna, evidentemente qualcuno in Volkswagen ha detto: visto che nessuno fa dei test sulle macchine quando sono in giro per le strade e gli unici test di emissioni vengono fatte dal meccanico, e non so se avete mai osservato, io no perché ho una macchina, ma diciamo non me ne occupo, sono altri in famiglia che se ne occupano di solito, però mi è stato detto che la macchina viene messa appunto su una rampa, viene preso il tubo di scappamento, diciamo, chiamiamolo così, vengono collezionati i dati gas che escono, e vengono fatte delle rampe di accelerazione e decelerazione. Tutto questo avviene quando la macchina in realtà è ferma, quindi il volante non si muove e queste rampe di accelerazione e decelerazione sono programmate. Allora è stato individuato, è stato creato un dispositivo, un defeat device, che era grado di comprendere quando la macchina si trovava su strada in condizioni di funzionamento normale, in cui quindi ce ne fregavamo delle emissioni di inquinanti e invece si privilegiava il consumo, e invece quando la macchina si trovava in condizioni di test, e quindi il volante non si muove, queste rampe di accelerazione e decelerazione erano programmate, allora in quel caso si privilegiavano le emissioni. Ovviamente si tratta di una vera e propria frode che ha avuto delle conseguenze, come dicevamo prima, economiche ma anche penali, ci sono delle persone che sono in galera,
fa emergere un problema enorme, c'è una catena di comando da qualcheduno che ha detto facciamo questa roba a chi l'ha realizzato, che coinvolge una quantità di persone enormi, e quindi ci si chiede come mai nessuno ha detto nulla. Forse un problema è che le leggi che tutelano chi fa delle doverose azioni di delazione sono o erano troppo blande e inefficaci, e quindi anche a seguito di questa vicenda, anche in Italia nel 2017 è stata approvata una legge su appunto la delazione, su whistleblowing, che tutela chi appunto pone, ripone nel giusto contesto appunto il dilemma etico di cui stiamo parlando. Ovviamente, come già anche citava Rajendrea prima, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, la Royal Academy of Engineering degli UK, l'American Institute of Chemical Engineers degli Stati Uniti, di cui sono membro, hanno al loro interno dei codici, hanno dei codici che al loro interno hanno degli articoli che dicono chiaramente che non bisogna violare la legge, che bisogna rispettare i principi costituzionali. E al Politecnico di Torino mi piace citare, ma non è in realtà una prerogativa solo del Politecnico, il fatto che abbiamo appunto un codice etico, che è un codice condiviso con l'Università di Torino, che è appunto quella in cui Luca insegna, e l'Università del Piemonte Orientale, che identifica una serie di principi alla quale la comunità accademica, a partire da studenti e studentesse fino ai docenti, si ispira. C'è anche un comitato etico che risponde a delle domande precise e quindi aiuta le ricercatrici e i ricercatori nel realizzare progetti di ricerca che magari devono trattare dei dati confidenziali, oppure devono gestire esperimenti su animali, tornando appunto alla dimensione etica che prima Luca ricordava rispetto alla relazione fra l'uomo e tutto ciò che c'è oltre l'uomo, cioè tutto il resto. E poi invece c'è un elemento legato a questo, che però è distinto, che fa riferimento agli strumenti della ricerca, sulle quali le comunità accademiche si sono dati delle regole, e queste sono contenute nel regolamento di Ateneo, nel nostro caso ad esempio del Politecnico di Torino, per l'integrità della ricerca, che è stato approvato in Senato il 30 giugno 2020, che è stato scritto da un gruppo di lavoro coordinato dal professor Zucchetti, gruppo di lavoro di cui ho fatto parte anch'io, in cui si dicono una serie di cose abbastanza banali, scontate, condivise, che però ovviamente è necessario dirle, che se una persona contribuisce a un lavoro deve comparire fra i coautori, che è appunto giusto riconoscere il merito a ciascuno, che le persone non vanno aiutate favorendole in modo eccessivo rispetto ad altre, più tutta una serie di regole che ci siamo dati appunto rispetto all'integrità della ricerca, fra cui tutte le regole relative al plagio, a che cosa è il plagio e che cosa non lo è. Ultimissima riflessione prima di dare la parola di nuovo a Luca, relativa a una ulteriore possibile applicazione della filosofia in ambito ingegneristico, che fa riferimento all'ontologia. Io in realtà faccio riferimento nei pochissimi minuti che ancora mi rimangono, cerco di essere brevissimo su questa parte, a una definizione di ontologia che è più dell'informatica che della filosofia. Quindi, appunto, di nuovo, con l'aiuto di dizionari e altro, scopro che l'ontologia è fenomenologia dell'essere, esplorazione di quel che è, per come esso si rivela. Dal punto di vista informatico, un'ontologia è una rappresentazione formale, condivisa ed esplicita, di una concettualizzazione di un dominio di interesse. E quindi, perché è utile fare questo? Perché queste ontologie sono utili perché permettono il cosiddetto ragionamento automatico e permettono il passaggio di informazioni fra fonti eterogenee. Noi l'abbiamo applicato nell'ambito della modellazione dei materiali, come è stato detto prima, questo è il mio ambito di ricerca, e quella che vedete qui è una figura presa da un articolo pubblicato sul Journal of Chemical Engineering Data, di cui io non sono coautore, ma ci sono diverse
persone che lavorano nel nostro gruppo di ricerca, tra cui appunto Gianluca Boccardo. Questa rappresentazione grafica chiarisce, immagino un pochino, che cos'è un'ontologia. Vedete che ci sono una serie di cerchietti, all'interno di questi cerchi ci sono delle parole e ci sono delle frecce che li collegano con delle relazioni di è una o a una parte. Poi ci sono anche delle frecce blu che in qualche modo rompono un po' questo schema ad albero. Quindi, per cercare di spiegarlo ancora meglio, l'ontologia è qualcosa di più complesso rispetto a una tassonomia, che è una classificazione che è appunto di solito una struttura d'albero. Quindi noi possiamo dire che possiamo classificare gli animali in vertebrati, a sangue caldo, a sangue freddo. Quelli a sangue caldo ci sono i mammiferi, gli uccelli, i pesci, quelli a sangue freddo ci sono i rettili e gli anfibi, mentre, come dicevo prima, appunto l'ontologia contiene anche quelle frecce aggiuntive che permettono di connettere anche tassonomie in ambiti diversi. Cito due ontologie che stanno prendendo molto piede in ambito ingegneristico. Una si chiama Purdue, che è la sede di un'università negli Stati Uniti, in Indiana, Ontology for Pharmaceutical Engineering. La ricerca delle parole è stata, immagino, e questa è un'altra caratteristica degli ingegneri, per avere come acronimo POPE, cioè Papa in inglese, perché appunto il senso dell'umorismo è una caratteristica fondamentale degli ingegneri. E non voglio entrare nel dettaglio, anche perché voglio appunto dare subito la parola a Luca nuovamente, però appunto se noi abbiamo un materiale in ambito farmaceutico, non soltanto, questo materiale ha delle proprietà, che è questa freccia nera, quindi una relazione di avere, e queste proprietà possono avere un valore che possono essere predette da un modello matematico. Quindi questa formalizzazione aiuta poi il ragionamento automatico e quindi in qualche modo ad esempio anche la ricerca di informazioni. La seconda che voglio citare, che fa riferimento appunto a due progetti europei in cui siamo coinvolti, è la IMMO, la European Materials Modeling Ontology, in cui appunto si ha l'obiettivo molto ambizioso praticamente di ontologizzare tutti i materiali esistenti al mondo e tutte le tecniche che permettono di modellare il loro comportamento. Quindi appunto una macchina contiene al suo interno un cambio, il cambio contiene al suo interno un ingranaggio che è fatto di grani cristallini, che sono fatti di molecole, che sono costituite da molecole più piccole, che sono fatte di atomi, che sono fatte di protoni, neutroni ed elettroni. E per concludere faccio vedere questa foto, questa immagine, dove c'è da un lato l'ontologia che noi abbiamo creato per descrivere un processo e la sua modellazione per fare dei materiali che vengono usati come catodi per le batterie ioni litio, e questa foto dove c'è Emanuele Ghedini, che è un ingegnere dell'Università di Bologna, che è il coordinatore di uno di questi progetti, e questo signore qui invece è un filosofo, si chiama Achille Varzi, abbastanza noto. E con questo, prima di ridare la parola a Luca, voglio esortare, citando un altro grande filosofo, tutti gli ingegneri a filosofare, perché non avete che il vostro silenzio da perdere. E con questo, Luca, passo di nuovo la palla a te. Adesso vediamo, grazie. Sorrido perché l'umorismo degli ingegneri emerge anche nella citazione finale. Grazie davvero. Vediamo un po' se riesco a condividere ancora lo schermo. Ecco, concludo rapidamente con un accenno di nuovo di carattere teorico. Credo che lo sottolineo questo aspetto, è emerso in maniera abbastanza chiara come ci fosse un continuo richiamo di Daniela a situazioni concrete e un mio continuo richiamo invece a situazioni astratte, ma credo che questo appartenga anche alla diversità delle discipline e alla ricchezza dell'interazione. Adesso, in conclusione, vorrei sollevare alcune questioni sulla fase e limiti dell'applicazione della filosofia, nel senso che secondo me la filosofia, nel momento in cui si applica a qualcosa, pone dei limiti, quindi c'è un genitivo oggettivo con cui si deve intendere limiti dell'applicazione della filosofia, ma c'è anche un genitivo soggettivo, nel senso che la filosofia, nel momento in cui si applica,
riscontra in quanto soggetto dei limiti. Perché la filosofia pone dei limiti nel momento della sua applicazione? Qui sopra cito rapidissimamente una frase, che è una frase rilasciata da Franz Stangl a Gitta Sereni ed è riportata da Gitta Sereni nel suo libro In quelle tenebre. Franz Stangl era il direttore del campo di concentramento di Treblinka. Rispetto a Sereni, che lo intervistava su queste procedure, sul suo lavoro, sulle procedure che metteva in atto nel suo lavoro, rispose in maniera piuttosto disincantata e ingenua: funzionava, e dato che funzionava era un processo irreversibile. Allora, la filosofia, nel momento in cui applica la sua riflessione alle scienze applicate, di fatto impone un limite, o comunque invita le scienze applicate a uscire da questa dimensione, alcune volte veramente ingenua, per cui una cosa si può fare e quindi è di per sé stessa giusta. Non è così, cioè la filosofia chiede se effettivamente è giusta e non soltanto che si possa fare. La filosofia è chiamata a mettere in discussione il funzionamento il principio per cui ciò che funziona deve per forza realizzarsi, e questo vale su diverse discipline, sulle diverse discipline cui accennavo prima, dall'ingegneria genetica all'ingegneria di tipo meccanico, alla produzione delle armi e via discorrendo. Da questo punto di vista è significativo il testo di Horkheimer, e Crisi della ragione, critica della ragione strumentale, cioè si tratta di riappropriarsi della capacità dell'essere umano di porre i fini e poi di determinare i mezzi per raggiungere il fine, cioè riappropriarsi rispetto ad una tendenza che alcune volte sembra animare in maniera eccessiva il pensiero scientifico, allorché si fa dominare da quello stesso mezzo che ha prodotto in essere, perché è attratto o affascinato dalle potenzialità che il mezzo gli consente. E un altro principio che forse occorre tenere presente è il principio che forse, senza forse, che eticamente bisogna sempre tenere presente, è il principio responsabilità. Nella declinazione propongo, data in particolare da Hans Jonas, responsabilità è una parola che deriva dal latino rispondere, rispondo, cioè quindi si tratta di dare risposta a qualcuno. E Jonas, nel sollevare il problema della tecnica, invita a dare risposta non soltanto alle generazioni presenti, ma anche alle generazioni future. Quindi immaginare degli scenari nei quali noi non ci saremo, ma ci saranno altre persone, le generazioni future, quelle che verranno dopo di noi, e che in questi scenari dovranno vivere. Questi sono i limiti che oggettivamente la filosofia, nel momento in cui si applica, può porre, o rispetto ai quali può chiamare a una riflessione le diverse discipline con le quali collabora. C'è anche però un problema che si pone alla filosofia stessa, e per parafrasare quanto diceva Stangl, potremmo tradurlo in questi termini: la filosofia serve alle discipline e, dato che serve, ha successo. Cioè, la mia impressione, lo dico con una certa preoccupazione, è che la filosofia, in questa fase del suo darsi storicamente, tenda a essere affascinata dalla sua capacità di applicare le discipline scientifiche, mette a disposizione il sapere umanistico, ma lo mette a disposizione perdendo di vista essa stessa l'orizzonte all'interno del quale si dovrebbe dare o si potrebbe declinare, cioè quell'orizzonte di vita umana che rappresentava, l'abbiamo visto, la sua origine. Per cui noi assistiamo ad una etica assolutamente applicata al mondo ingegneristico nel caso della moral machine, cioè nella misura in cui la riflessione etica serve a stabilire quali dovrebbero essere le regole che presiedono alla macchina dalla guida intelligente. Cioè la macchina da guida intelligente dovrebbe al suo interno
introiettare delle regole etiche per cui sapere di volta in volta come confrontarsi in situazioni di problematicità. E nel definire queste regole, la filosofia ha contribuito a quello che è appunto un sito internet, Moral Machine, dove vi invito ad andare a mettere il naso, perché ci sono diverse situazioni e vi viene chiesto in queste diverse situazioni che cosa assumereste voi come decisione, cioè se uccidere la vecchietta che di fronte a uno sbandamento improvviso della macchina, la macchina debba uccidere la vecchietta che attraversa la strada piuttosto che cinque persone che si trovano dall'altro lato. E allora, nel momento in cui la filosofia arriva a queste forme di applicazione e di utilità per le scienze applicate, perde di vista il suo orizzonte. Perché dico perde di vista il suo orizzonte? Perché in quelle situazioni specifiche non si tratta tanto di algoritmizzare l'etica, ma di dire che l'uccisione tanto della vecchietta quanto delle cinque persone piuttosto che del sanitario, è davvero curioso questo, sono davvero curiose le opzioni che questo sito offre, sono tutte in sé sbagliate. E questo aspetto alcune volte viene taciuto o addirittura non preso in considerazione. E trovo che questa è per me è veramente una limitazione forte, un demolimento forte della filosofia che è sì a servizio, ma non si capisce più a servizio di chi. Cioè è una filosofia che diventa a servizio della scienza, a servizio della tecnica e, lo dico in una forma forte che può sembrare forse retorica, a servizio di un mondo capitalistico che è acefalo, cioè che non è controllato e che si sviluppa in continuazione perdendo di vista quelli che sono i soggetti che lo compongono e che anzi di questi soggetti fa delle vite assolutamente funzionali al suo sviluppo e assolutamente intercambiabili in qualsiasi momento del suo stesso sviluppo. Vi segnalo in ultima battuta i testi che citavo prima, Jonas, il principio di responsabilità, Horkheimer e Cristo della ragione. Il testo di Edmonds, Uccideresti l'uomo grasso, vedete che porta come titolo e come sottotitolo il dilemma etico del male minore, non rendendosi conto che il male in sé, quando anche minore, è già se solo male. Con questo concludo molto rapidamente il mio intervento, cioè lo concludo qui, perché ci eravamo dati l'impegno di consentire le vostre domande e volentieri risponderò a esse, se mai arrivassero. Grazie. Allora, grazie mille, grazie entrambi per questi stimoli veramente interessanti che ci avete fornito. Sono contento che abbiate richiamato nelle vostre trattazioni aspetti che riguardavano l'etica, l'ingegneria, ma anche gli aspetti ambientali di sostenibilità, temi che a noi sono molto cari. Vedo che ci sono già alcune domande in chat. Io passerei direttamente alla loro lettura e chiederei a entrambi di rimanere collegati. Ci diamo adesso come obiettivo di terminare nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti massimo. La prima domanda ci viene proprio dalla nostra Paola Procacci, che chiede a Luca Bertolino: se il ricorso all'analisi della robustezza come strategia di conferma nelle scienze naturali ed umane è sempre più frequente, se intorno alla tematica della robustezza è sempre maggiore l'interazione tra settori della filosofia delle scienze, quali la filosofia della biologia, la filosofia della fisica, allora si può ragionevolmente parlare in che termini di una filosofia dell'ingegneria, dell'architettura e del design? Non so se Luca... Sì, allora. Perfetto. Sì, sono riuscito a riconnettermi, adesso spero anche di farmi vedere, questo è già un passaggio in più, vediamo, mi sentite comunque? Ci sentiamo bene comunque. Allora, ecco, in realtà su questo non sono in grado di dare una risposta puntuale a questa domanda che è molto... composita. E sicuramente tanto bisognerebbe capire che cosa si intende con esattezza, con robustezza e non ho le competenze per dirlo. Credo che un primo passaggio
sia sicuramente quella della definizione del termine hobby state. Un secondo passaggio va da sé, si dà una filosofia dell'ingegneria, dell'architettura e del design. Questo credo che sia abbastanza evidente nella fattispecie dei casi portati per esempio da Daniele per quanto riguarda l'ingegneria. Che ci sia una filosofia dell'architettura, sto pensando al vostro collega Giovanni Durbiano che interagisce con i nostri realisti del Dipartimento di Filosofia, con Maurizio Ferraris, che portano avanti progetti legati proprio agli scenari e alle narrazioni che si possono dare all'interno dell'architettura e va da sé che ci sia una filosofia del design. Per esempio, sto pensando al caso di quello che è stato l'esperienza dell'appunto e dei colori dell'appunto nel momento in cui c'è stato il lancio sul territorio italiano. Se ricordo bene, c'era stato tutto un accompagnamento della campagna pubblicitaria dell'appunto con interventi di Vattimo che spiegava l'importanza dei diversi colori e l'importanza anche del design che era connesso al lancio dell'appunto. Grazie mille Luca, nel frattempo attendiamo altre domande. Daniele, parlavi di dual use, hai parlato di nitroglicerina, la nitroglicerina viene utilizzata anche comunemente negli interventi cardiaci per abbattere gli aumenti di pressione paradossalmente anche per gestire scompenso cardiaco associato ad infarto. Questo potrebbe essere un esempio da citare di dual use, ma effettivamente ne esistono tantissimi. Certo. Ti faccio una domanda diretta. Anche tu, siamo in fondo in qualche modo a delle conversazioni in biblioteca generalizzate, anche tu sei autore di libri su un approccio fluidodinamico molto anche formalizzato dal punto di vista matematico che ha vari scopi e varie finalità, viene utilizzata in diversi campi, non solo dell'ingegneria chimica. Se venisse utilizzata diciamo in un comparto, in un campo che tu ritenessi non essere etico, come potresti comportarti? Esistono degli strumenti, come può chi ha sviluppato una tecnologia, un metodo, poi controllare il suo uso in una traiettoria che molto spesso esce dal controllo, a meno che non si abbia della proprietà intellettuale da difendere e così via. Certo, sì, il punto che sollevi è molto importante e in qualche modo mi permette di interloquire con Luca rispetto a alcune cose che ha detto nel suo intervento conclusivo. Una cosa si può fare e quindi è giusta, quindi contestando ovviamente questo principio. Il fatto che l'inventore è in qualche modo attratto ed affascinato dall'invenzione che ha generato e quindi c'è in questo magari anche uno slancio narcisistico ed egotico irresistibile, e poi la parola responsabilità. Ovviamente la questione è complessissima e io mi limito soltanto ad avere molti dubbi e non ho nessuna risposta. Ci sono probabilmente dei casi molto distinti, ci sono delle linee di demarcazione, quindi io so che, ad esempio, tu citavi proprio il libro è stato utilizzato da persone che si occupano di flussi granulari relativi a sabbia mossa da delle pale di elicotteri che rischiano di inceppare alcuni di questi ingranaggi. E ovviamente non sono degli elicotteri che trasportano turisti sulle spiagge delle Maldive, ma sono elicotteri che vengono utilizzati in scenari bellici desertici. E quindi ovviamente io cosa posso fare? No? Ho sviluppato una teoria che descrive questi flussi granulari e evidentemente questi signori la usano sarebbe molto difficile per me fare qualunque cosa e anche nello sviluppare questa teoria
pensare agli utilizzi che se ne potrebbero fare, anche perché a volte alcuni di questi ragionamenti rischiano di essere estremamente convoluti, se non addirittura perversi. Sicuramente noi possiamo prendere le distanze, quindi ad esempio rifiutarci di collaborare in progetti di ricerca che hanno chiaramente un'applicazione bellica e sono cose che capitano, quindi non soltanto penso al dual use, ma anche proprio a progetti finanziati, che ne so, dal Department of Defense degli Stati Uniti piuttosto che di altre nazioni. Quindi sicuramente noi possiamo prendere le distanze e ad esempio seguire quello che c'è scritto nel nostro regolamento per l'integrità della ricerca, dove noi ricordiamo che l'istituzione per cui lavoriamo rinnega ogni forma di conflitto per la soluzione di sforzo bellico per la risoluzione di ogni forma di conflitto, e quindi possiamo ad esempio rifiutarci di collaborare in determinati contesti dove l'applicazione bellica è esplicitata. Un'altra riflessione che ha fatto Luca rispetto alla logica del profitto è diciamo in qualche modo la pervasività di questo principio, che immagino appunto arrivi proprio dal capitalismo, che ormai è arrivato in tutti gli aspetti della nostra vita, anche accademica, cioè ormai noi non riusciamo più a pensare alla nostra attività di ricerca, alla nostra attività didattica, senza questo elemento del profitto, del rapporto costi-benefici spinto all'estremo, senza quantificare ogni azione che noi facciamo con degli indicatori che poi rappresentano dei soldi che arrivano e che non arrivano. Tutto questo, da un lato, io ne riconosco l'utilità, ma è una cosa che mi spaventa. E anche su questo non ho risposte, ho tanti dubbi. Esco da molti degli incontri che noi facciamo, ad esempio nelle varie commissioni in Senato, con tantissimi dubbi su questo e nessuna risposta. E l'ultimissimo punto è la difficoltà che io vedo nel formare gli ingegneri, gli architetti, i designer su questi temi. Anche è stato citato Sust, è stato citato, cioè c'è un tentativo che va avanti da molto tempo di introdurre delle discipline di sapere umanistico nella formazione degli ingegneri, ed è ovviamente qualcosa di essenziale, di importante, e la discussione di oggi credo che lo dimostri. Il come realizzarlo lo vedo come qualcosa di molto complicato. Ci sono due approcci, c'è chi dice che bisogna insegnare subito questi elementi agli studenti e alle studentesse come elemento di formazione di base, e ci sono altri invece che dicono che prima gli ingegneri vanno formati, va costruita la cultura del progetto, la cultura appunto costruire su quella dimensione volitiva e cognitiva, e quindi poi su degli esempi pratici, su questa dimensione progettuale, fare delle riflessioni etiche. E anche su questo, ahimè, io ho tanti dubbi e poche risposte, riconosco l'importanza di realizzare questa operazione. Quando vedo i progetti e le proposte, tutte mi lasciano un po' insoddisfatto. Luca, vuoi intervenire? Daniele, ti mandava i tuoi interventi. No, se posso, cioè ci sono, provo anche a rispondere a Tamara su non c'è pericolo nel dare regole etiche, dovrebbe esserci una responsabilità personale. Trovo, ci sono due aspetti del discorso di Daniele che mi trovano assolutamente consonante, cioè sia il problema dei dubbi e non di avere dubbi e non avere risposte, e dall'altro lato il problema della formazione. Cioè, sul primo aspetto è chiaro che avere dei dubbi e non avere risposte non è una situazione di comfort, e però è meglio avere dei dubbi che invece avere risposte, e risposte di un certo tipo. Cioè, a me atterrisce ancora di più la certezza che vedo animare alcuni colleghi, alcuni colleghi, alcune colleghe nell'aderire in maniera entusiasta a un sistema che si muove per processi valutativi con criteri del tutto arbitrari, che tratta gli studenti e le studentesse non per nome e cognome ma per numero di matricola, che vede di nuovo le
tutto il sistema didattico declinato in numeri e non in contenuti, che non si pone la domanda su quale sia il fine dell'attività didattica che noi portiamo avanti, che è disposto in nome di una ricerca che è capace di prendere vagonate di euro a chiudersi gli occhi su quali siano gli enti con i quali si scende a patti, piuttosto che a declinare di volta in volta la propria ricerca in funzione della possibilità di prendere soldi, non dando una continuità di sostanza a quella stessa ricerca. Quindi è vero che non abbiamo le risposte, però almeno abbiamo i dubbi, e lo dico con lo rivendico con orgoglio, e rivendico ancora di più con orgoglio il fatto che la riflessione filosofica, se serve esattamente a sollevare il dubbio, a smarginare il limite, a mettere in discussione la dimensione costituita, perché questo dovrebbe fare, a mio avviso, la filosofia nel contesto attuale. L'altro aspetto che sollevava Daniele è quale sia la formazione possibile per studentesse e studenti rispetto alle questioni etiche. Secondo me non c'è una formazione possibile nel suo senso istituzionale, c'è una formazione possibile nel momento in cui tutti all'interno delle nostre discipline, ed evidentemente a maggior ragione all'interno di determinate discipline filosofiche, siamo in grado di sollevare negli studenti e nelle studentesse la domanda, la questione etica, o siamo capaci di invitarli ad una riflessione che trascenda il mero dato contenutistico, addirittura che trascenda la mera acquisizione del credito, perché ahimè, lo dico con amarezza, alcune volte l'impressione che li formiamo così, cioè acquisire i crediti, acquisire nel minor tempo possibile, e rispetto ad iniziative anche lodevoli dobbiamo ricorrere al credito per poterli avvicinare, e li poniamo di fronte a questioni che li stimolano o comunque danno loro da pensare. Ecco, questa è una crescita, secondo me, di formazione etica. E da questo punto di vista mi sposto sulla domanda di Tamara. Io ho dei seri dubbi, lo dico con tutto il rispetto per chi li ha formulati, che il codice etico sia lo strumento più utile per sensibilizzare all'etica. Mi spiego, in ambito di aziende che stanno sul mercato, la redazione di un codice etico è funzionale ad avere poi degli sgravi in caso di sentenze legali, piuttosto che serve per darsi una bella faccia, per fare una bella figura rispetto agli stakeholders, cioè ai portatori di interessi esterni all'azienda, che così possono dire l'azienda segue tutta una serie di principi etici assolutamente nobili. Il problema è che questo codice etico spesso non è formulato dall'azienda, ma è formulato da saggi esterni, piuttosto che addirittura filosofi, che a servizio dell'azienda scrivono il codice etico, lo mettono in mano al committente e lì si conclusa la partita del codice etico. E in qualche misura, non nascondo, mi sembra che sia andata anche così per le tre università del Piemonte, cioè la redazione del codice etico è stato frutto di 4-5 saggi, non ricordo più quanti fossero, che hanno redatto un codice etico eccezionale. Cioè non sto mettendo in discussione il contenuto del codice etico, sto mettendo in discussione la modalità con la quale si è arrivati alla definizione del codice etico. E diverso sarebbe stato, per esempio, se i singoli atenei avessero investito la componente studentesca piuttosto che la componente tecnico-amministrativa piuttosto che la componente docente in una scrittura del codice etico dal basso, nel tentativo di far prendere effettiva consapevolezza di quali sono i valori sui quali ci si riconosce, che potrebbero essere diversi tra atenei, e anche questo sarebbe un pregio e non un difetto a fronte di un'omogeneità che oggigiorno viene assolutamente ricercata, proprio per valorizzare quello che è il sentire delle persone che dovranno poi rispondere di quel codice etico. E a quel punto il codice etico non sarà un codice che prevede sanzioni, ma sarà una carta alla quale ci si ispira per poter raggiungere insieme degli obiettivi che si ritengono importanti.
Questa è la carta etica e non dovrebbe essere il codice etica. Altra cosa, e vorrei che fosse chiaro, è il codice deontologico, perché il codice deontologico ha una duplice finalità, che è quella di rispondere a chi si rivolge a te come ingegnere e quindi necessita di essere tutelato nel servizio che gli poni, e non soltanto allo stakeholder esterno, ma anche al tuo collega che è tenuto, che giustamente vuole essere tutelato nelle relazioni tra ingegneri, affinché non ci sia una concorrenza stretta e ci sia un comune modo di vedere. Ma quello è un codice deontologico, ha a che vedere con appunto il dovere professionale che caratterizza le singole professioni. Grazie entrambi. Ci avviciniamo alla chiusura, scusate un ritorno molto forte, direi l'ultima domanda, poi chiedere la cortesia ai nostri due oratori di rispondere magari anche rendendosi disponibile via email agli studenti che hanno posto ulteriori domande. Allora, l'ultima domanda di Marco Paoletti. Ci chiede, visto i progressi delle varie scienze tecniche umane, ma anche visti i lati negativi che tali progressi hanno portato, non credete che sia sempre più importante incrementare la diffusione di un principio di responsabilità e di una morale per preservare il futuro delle generazioni future? Che cosa si potrebbe fare in tal senso? Rispondo io o Daniele, non so. Comincia tu. Ma per me, allora, il problema, di nuovo, non si tratta di individuare una morale, si tratta di lavorare sulla morale, cioè, sono due atteggiamenti diversi, cioè se noi assumiamo che dobbiamo farci carico delle future generazioni, possiamo anche assumere che possiamo confrontarci sui problemi, sui valori da tutelare per le generazioni future. Questo è diverso dalla diffusione di tipo totalitarista di un'unica morale, cioè gli stati che hanno provato a realizzare la diffusione di una morale di Stato sono di fatto gli stati totalitaristi. La storia da questo punto di vista è assolutamente indicativa su quali siano le scelte da fare. Si tratta banalmente, in un contesto di tutela delle morali, di lavorare insieme per individuare quali sono i principi imprescindibili per le generazioni future, nel caso specifico. Visto che aderisco completamente alla risposta di Luca, posso dare una risposta rapidissima a quello che chiede Fabio? Certamente. Leggo la parte finale. C'è stato un tempo in cui i ricercatori non erano affetti dal capitalismo. Questo in qualche modo è già stato anche discusso da Luca. Io non lo so se c'è stato un tempo in cui i ricercatori non erano affetti dal capitalismo. Immagino che Einstein avrebbe avuto grosse difficoltà a vincere un ERC Grant, ad esempio. Ed ho grandissimo rispetto per l'istituzione, per l'iniziativa e per le tantissime persone che conosco che invece lo hanno vinto, che sono uomini e donne di grandissimo valore. Sicuramente io quello che ho visto nei 20 anni di vita accademica è stata una trasformazione continua e costante in cui la dimensione del denaro come strumento di potere è diventato sempre più preponderante, e anche su alcuni temi etici è comunque sempre questa la leva su cui si fa riferimento. Raja prima citava che faccio parte dell'osservatorio di genere, argomento che mi appassiona molto. Quando cerchiamo in alcuni contesti di far digerire alcune cose che noi partoriamo, alcune idee, proposte che partoriamo, l'argomento che usiamo sempre è un argomento spesso di tipo economico, cioè guardate che se noi non abbiamo un gender equality plan la Commissione Europea non ci dà più i soldi, guardate che noi facendo così perdiamo tantissime studentesse che avrebbero la vocazione di fare l'ingegnere e che invece non lo fanno perché vivono in una società che dice loro di fare qualche cos'altro, e queste poi sono persone che una volta formate potrebbero contribuire alla ricchezza della comunità in cui viviamo. Quindi in qualche modo questo elemento io adesso lo vedo estremamente pervasivo, non si parla quasi di altro. È molto difficile anche in contesti in cui appunto si dovrebbe riflettere su
l'importanza di far laureare le studentesse e gli studenti in tempo, prescindere da argomenti economici, le tasse che pagano, l'incremento del fondo di funzionamento ordinario. Questo elemento è estremamente pervasivo, io lo trovo disturbante, però ripeto, mi limito, non riesco ad andare oltre la dimensione del fastidio, del disagio, non riesco a proporre nulla, mi sento estremamente impotente in questa situazione. Grazie, allora entrambi ci eravamo prefissati di terminare all'incirca un quarto dopo le sette. Vi ricordo e ricordo a tutti gli studenti che esiste un forum relativo alle conversazioni dove potrete interagire ulteriormente e spero di poter contare sulla disponibilità del professor Bertolino e del professor Marchisio per rispondere alle domande che già si sono presentate in chat e che non avevamo avuto tempo di affrontare, più le altre che si presenteranno. Io chiudo qua questa conversazione estremamente interessante, dove c'è stato anche uno scambio attivo, più che in altre conversazioni passate. Ringrazio di cuore i nostri oratori, il professor Luca Bertolino, il professor Daniele Marchisio, ovviamente chi ha organizzato questa, così come anche le altre conversazioni, grazie Tamara Bellone, grazie Paola Procacci, ringrazio per l'assistenza su tutti i vari fronti, anche logistici, la nostra Elisa Vanin. Spero di non aver dimenticato nessuno, ringrazio ovviamente tutti i partecipanti, chi ha avuto la pazienza di ascoltare, grazie per gli stimoli che ci avete offerto tramite la chat, grazie a tutti e alla prossima. Tamara, ci vuoi ricordare qualcosa? Sì, infatti, il titolo della prossima. Il titolo della prossima è l'uno e l'assoluto nella danza e nella fisica, per cui sarà abbastanza interessante ed è ad aprile, con una danzatrice di danze rituali cubane e il nostro Angelo Tartaglia. Però volevo avvertire gli studenti, poi lo scriverò, che il giovedì prossimo, il 25 mi pare marzo, il Diati insieme al Polo del Novecento fa una conferenza su Darwin, sul come si comporta il cervello e rivalutando Darwin, e che se volete partecipare a questa conferenza, che si terrà sempre con lo streaming del Dipartimento aprendo la BBB, potete avere una presenza con il link di autocertificazione, cioè se qualcuno non riesce a seguirle tutte per averne 8, questa è una specie di conferenza di recupero, comunque lo manderò come mail. Erano queste le due comunicazioni. Ringrazio tutti. Grazie mille, ci dicono dalla regia, ha toccato i 260 partecipanti. Bene. Grazie a tutti. Grazie a voi.